Salve Ilario, io sono Ilario, ok. Volevo chiedere se le case all'asta sono perfettamente in regola sempre o no. Daniele, no, Ilardi è il mio cognome, Luigi è il mio nome, ci diamo del tu. Le case all'asta non sono sempre in regola. Le case all'asta possono avere gli stessi problemi che hanno le case sul mercato da marciapiede, come lo definisco io, come i guru definiscono mercato libero. E spesso le case all'asta possono avere problemi di irregolarità, di difformità, risolvibili o meno, risolvibili o no. Spetta a te l'onere di andare a verificare dalla perizia allegata al bando di vendita quali sono le eventuali difformità riscontrate dal perito. No, ti prego, rifiuto. Riscontrate dal perito in sede di sopralluogo e di stesura della perizia. Solitamente i periti scrivono qual è la difformità e se è risolvibile, come e quanto costa. I periti attenti. Capita qualche volta qualche perito distratto che si dimentica di palesare le difformità, se sono risolvibili o meno e come. E lì ti fai male. No, figurati. E quindi devi stare attento, devi saper leggere una perizia. Tutte le informazioni che noi cerchiamo, ma non per rompere i coglioni agli agenti immobiliari, ma a noi necessarie per capire se quella casa è da acquistare o meno, di solito le informazioni è l'agente immobiliare che ce le dà o ce le dovrebbe dare. L'agente immobiliare che si è formato, si è informato, ha studiato quella casa, è pronto ad elargire, a rappresentare tutte le informazioni su quella casa al proprio potenziale acquirente, in modo tale che questo sia nella condizione di decidere se acquistare o meno quella casa, comprese le difformità risolvibili. Vede signora, in quella casa è stata tolta la parete che divideva la zona cucina con il soggiorno, perché l'open space fa più figo, più moderno e più caldo, e però questa rimozione è stata fatta senza alcuna autorizzazione, tant'è vero che c'è una difformità planimetrica nello stato dei fatti con le planimetrie urbanistiche e catastale, e che si può risolvere in questo modo. Questo si comporta, questo è il comportamento e l'atteggiamento di un agente immobiliare informato sui fatti. Stessa cosa deve contenere la perizia, invece che te lo dice l'agente immobiliare, la perizia deve contenere questo tipo di racconto, di descrizione. Quindi devi essere bravo non solo a chiedere agli agenti preparato non solo a chiedere agli agenti immobiliari le informazioni su quella casa, devi essere preparato ad accorgerti se qualcuno ti sta omettendo, compresi i venditori di case che non ci avevano fatto caso fino a quel momento che c'era una difformità. Quindi devi essere bravo a controllare tu se ci sono eventualmente delle difformità planimetriche, e devi essere bravo e preparato, se sei impegnato con l'acquisto all'asta, a leggere queste informazioni dalla perizia. Tutto lì, non ti cambia nulla, devi saper leggere una perizia. Il problema dove sta? Il problema sta nel fatto che le persone pensano che siccome la casa è andata all'asta e siccome la casa magari proviene da un mutuo non pagato e quindi qualcuno l'ha già comprata e verificata, quella casa è perfettamente acquistabile, andando ad ignorare completamente le problematiche che ci possono essere con l'acquisto all'asta. Spesso si è portati a pensare che acquistare all'asta significa acquistare una casa al 50%, se non di più, 50% del valore reale di quella casa. Basta. Quindi tutto ciò che è in vendita alle aste è un super affare. Io non sono d'accordo, ma non è così, te lo posso dare per certo. Io non sono d'accordo. Io ho un budget di 180.000, cosa mi consigli di cercare di impostare la tua ricerca in funzione del tuo budget? E che sono sicuro che il tuo budget, Ronnie, sia stato stabilito con precisione. Sul libro, nei primi capitoli, c'è subito come si fa a stabilire un budget con precisione senza andare a sognare, sperare, a cercare di capire cosa fare, dove orientarsi. No, la cosa migliore da fare prima di andare alla ricerca di una casa è stabilire i propri obiettivi, cosa vuoi acquistare, cosa non vuoi acquistare, perché devi acquistare una casa, devi stabilire il motivo che ti ha spinto a decidere voglio acquistare, devo acquistare una casa, e poi subito stabilire un budget. Una volta che hai stabilito 180.000, ti consiglio comunque di orientare le tue ricerche
nelle zone in cui vengono proposte case a un 10-15% in più rispetto al budget che hai stabilito. Buongiorno Luigi, come stai? Bene papi, come funziona il mutuo condiviso? Non faccio mutui, non ti so dare esperienza in merito a mutui condivisi e quindi ti conviene fare questa domanda a un qualcuno che fa questo di mestiere. Ti spiega per filo e per segno quali sono le caratteristiche e ti racconta quali potrebbero essere le difficoltà, le problematiche che potresti affrontare, perché è una persona che ha avuto a che fare con questo tipo di mutuo e quindi ne sa enunciare sia gli aspetti positivi che negativi. Casa con abuso fiscalizzato. Io ti chiedo scusa Alberto per l'ignoranza manifestata in questo momento, non so cosa sia un abuso fiscalizzato e non credo che tu abbia inventato un termine, anche figo, però non hanno casa più alta di 30 centimetri. Quanto dovrei offrire in meno? Ma se la casa è più alta di 30 centimetri e non si può sanare, non rientra nelle tolleranze per legge e non trovi il modo di regolarizzare la situazione, il fatto che sia più alta di 30 centimetri, devi offrire zero, devi scappare via, non la devi acquistare. Una volta accertato invece che l'abuso fiscalizzato, cioè che la casa è più alta di 30 centimetri, sia risolvibile, devi fare tre domande al tuo tecnico di fiducia. Se non hai un tecnico di fiducia, scrivi a un tecnico, lo trovi su Google in quella zona. Ciao, mi trovo a dover acquistare una casa nella città D, nella paese D, nella zona D, senza dire la via, nel quartiere D, e sto valutando l'acquisto di una casa che peraltro l'agente immobiliare, la proprietà, mi paventa la situazione in cui questa casa è più alta di 30 centimetri. Ti allego delle foto, quindi magari gli alleghi la foto della realtà e la foto della sezione del progetto urbanistico dove sono indicate le altezze. Tre domande devi fare a questo tecnico. Si può risolvere la situazione? Quanto costa risolvere questa situazione? E in quanto tempo mi risolvi questa situazione? Alla risposta del tecnico che ti dice che si può risolvere e magari ti enuncia anche cosa che non te ne fregare niente a te, perché non sei un tecnico, non devi essere un tecnico, ti enuncia anche l'articolo di regolamento edilizio, di piano regolatore, di legge regionale, di legge nazionale, in base al quale quella situazione si può risolvere, e ti dice con certezza, e ti dà la certezza che quella situazione, grazie a quell'articolo di legge che lui applicherà per te, la situazione è risolvibile e ci vogliono euro X, allora tu imposti i tuoi ragionamenti, fai le tue considerazioni. È una killer, quindi se stai utilizzando l'app la metti tra le killer. Killer nota sì, peso la killer, costo la killer. Non ti devo spiegare niente se stai applicando i dettami dell'app, non ti devo spiegare niente. Quindi applichi un costo, è quello che ti dice il tecnico, applichi un peso, che è quello che tu vuoi sfruttare in negoziazione, in trattativa, e vai avanti con le altre killer. Però non conosco l'abuso fiscalizzato e ti ripeto e ti rimanifesto la mia ignoranza. Tra privati con non asta, dal 2020 serve doppia conformità per tutto. Dipende dove sei, Alberto, in quale regione sei. Però occhio a quella conformità regionale che ti viene imposta. Quella conformità ci deve essere il giorno dell'atto, davanti al, sul tavolo del notaio. Quando i giochi sono fatti, io invece ti consiglio di acquisire certezze della regolarità anche tra privati, come da regolamento regionale della tua regione, prima della proposta d'acquisto. Momento in cui però la regione non ha imposto alcun obbligo. Ma io ti consiglio di avere metodo e quindi acquisire certezze prima di sottoscrivere una proposta d'acquisto, non sul tavolo del notaio. I giochi ormai sono fatti. Sei stato esaustivo, quindi il rischio c'è sempre comunque. Certo, Daniele. Non mi ricordo a cosa ti riferisci, però il rischio... Ah, l'asta, sì, sì. Tolgo il costo teorico di demolizione, anche se essendo fiscalizzato non si può demolire? Ma se non si può demolire, come fai a togliere il costo di demolizione? Si potrà sicuramente ripristinare lo stato dei luoghi. Quindi se si tratta di un ultimo piano dovresti togliere il tetto alla casa, ricostruire un tetto 30 cm più basso. Questo è quello che vuoi fare?
rapportati con un tecnico che ti sa quantificare tempi, costi e fattibilità della cosa. Allora, clausola sospensiva per concessione mutuo della proposta. Posso tirarmi indietro dicendo di non aver ottenuto il mutuo ma non ho nulla di scritto? No. Se hai fatto una clausola sospensiva, la tua proposta d'acquisto avrà efficacia, quindi l'efficacia di quella proposta d'acquisto è sospesa, non ha efficacia, nei momenti fino a quando tu non dimostri che ti hanno concesso il mutuo o dimostri che il mutuo non è stato concesso. Quindi se sei stata solo chiamata dal tuo gestore della tua banca, chiedi a questo signore di scriverti una lettera. Ciao Claudia Galli, come stai? Grazie per il grande, tu sei grande. Quindi fattelo mettere per iscritto e dimostra sia la parte venditrice e sia all'agente immobiliare che purtroppo quel mutuo non ti è stato concesso. Questo però non deve accadere, lo so, è lo sport più praticato, lo sport nazionale più praticato, e al riguardo ti consiglio di guardare un video che ha fatto negli ultimi giorni Claudia Galli, che è qui, Claudia Galli Official, in merito alle certezze da acquisire prima di andare a prendere un mutuo. Quindi per evitare di fare attendere la parte venditrice mesi e mesi e mesi ad aspettare con l'immobile tolto dal mercato, l'agente immobiliare che è lì che incrocia le dita e spera che ti accettino questo mutuo, tu che stai lì in ansia ad aspettare notizie dalla banca, e poi per evitare appunto di ricevere la mala notizia che il mutuo purtroppo non ti è stato concesso, e tutto quello che vi siete detti per mesi, sia tu che l'agente immobiliare che la parte venditrice, è stato veramente un gioco. Quindi avete perso tempo tutti, la parte venditrice si è persa probabilmente un altro potenziale acquirente che poteva permettersela quella casa, tu ti sei perso un'altra casa che seppur costasse meno ma rientrava nelle tue corde e magari potevi acquistare quella, l'agente immobiliare che ha scambiato informazioni con te, con il perito, con il notaio, con Tizio e con Caio, ha perso solo tempo. E a proposito, il video di oggi riguarda proprio l'aspetto di quando pagare l'agente immobiliare, perché quell'agente immobiliare lì, vista la tua clausola sospensiva, ovviamente non è stato pagato per la conclusione dell'affare. Conclusione dell'affare che si configura al momento in cui tu hai una proposta d'acquisto accettata, ma siccome hai sospeso tutto perché tu non sai, non riesci a dare certezze a tutti gli attori e gli intervenuti in merito alla tua finanziabilità, l'agente immobiliare ha rimandato il pagamento della sua provvigione ad una fase successiva. Quindi anche lui ha perso tempo perché adesso ha lavorato gratis. Ok? Quindi per evitare tutto ciò, non ti dico di andare a guardare i miei video, ma guardati gli ultimi video, adesso non ricordo quali, di Claudia, che spiega come si fa ad acquisire certezze in merito. Allora, buongiorno, a breve farò una proposta d'acquisto, cosa mi suggerisci di fare prima? E Nani, ti suggerisco di acquisire certezze prima di mettere la tua penna sul foglio, soprattutto la penna dell'agente immobiliare su quel modellino di proposta che poi ti sottoporrà alla firma, perché solitamente è l'agente immobiliare che lo compila, voi non lo leggete proprio perché vi fidate, quindi l'agente immobiliare che lo compila nelle sue parti e poi alla fine zac 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 mette, sottopone alla firma la parte promissaria acquirente, alla firma questa proposta d'acquisto. Prima di fare questo, di andartene in agenzia a dire ciao Mario agente immobiliare, ho deciso di sottoscriverti una proposta d'acquisto e ti spiego. Ecco, questo ti spiego presume il fatto che tu ti sia informato, abbia raccolto tutte le informazioni su quella casa e che tu abbia la certezza, la convinzione e la tranquillità di andare a sottoscrivere una proposta d'acquisto. Ora, non sto qui ad elencarti tutti i passaggi da fare su quella casa affinché tu possa tranquillamente sottoscrivere una proposta d'acquisto, perché staremo qui fino all'1:30. Ti consiglio un link che trovi qui sopra e magari darti alla lettura per un paio di giorni. Oh zio, come stai? Svegliati. Zio, come stai? Svegliati. Come sto, zio? Diciamo che sto alla grande. Tutto ciò che mi sta ruotando intorno mi fa stare bene. Quindi, signor nessuno, spero tu stia bene come me.
Organizziamo una live insieme, che ne pensi? Ma certo, Claudia, quando vuoi tu. Non ora, perché fra un po' me ne vado in affiancamento, quindi ti direi una stronzata. Sentiamoci al telefono e poi magari la facciamo molto volentieri. Claudia, posso avere un tuo autografo? Certo che puoi avere autografo di Claudia. Tu immagina che io conosco Claudia telefonicamente da un paio d'anni e non ci siamo mai incontrati. Ok, perfetto, ci organizziamo. Buongiorno, il 24 la vendita della mia casa. Purtroppo non posso essere presente per motivi di... Fai la procura. Un notaio barbone ti chiederà 80 euro. Misura ipotecaria ventennale e planimetria catastale? La domanda qual è? Vuoi acquistare un bilocale da fare a reddito? Da dare a reddito? Esiste un calcolatore per fattibilità rendita? Esiste la tua esperienza da esperto investitore immobiliare? Oppure esiste il tuo operato da novizio negli investimenti immobiliari affinché tu possa andare a raccogliere numeri? Cioè, l'imprenditore non è solo quello che compie azioni. L'imprenditore, seppur immobiliare o seppur alle prime armi, non è soltanto quello che compie azioni e prende decisioni, ma è la persona più adatta ad analizzare i numeri. Quindi va a caccia di numeri ipotetici, direi probabili, e poi li analizza. È in funzione di quelli che prende le decisioni. Tu mi dici che vorresti acquistare un bilocale per metterlo a reddito, ma prima di prendere questa decisione devi andare a capire numericamente che cosa significa mettere a reddito un bilocale in quella zona, in quello stato di manutenzione, e perché. Perché ti viene in mente il bilocale? Perché ti può permettere solo quello? E se fosse un monolocale? Perché magari rende di più? Non lo puoi sapere. Quindi ti consiglio di andare a caccia di numeri, dopodiché con i numeri prendi le tue decisioni. Allora, preventiva a Rogito. I commenti spezzettati sono quelli più complicati, perché devo andare indietro. Ok, allora, misura ipotecaria ventennale, planimetria catastale, preventiva a Rogito. Ok, sono due informazioni che solitamente, come scrivi tu, vedi, sono preventive a Rogito. Ok? Noi siamo abituati a vedere notai che effettuano le ispezioni ipotecarie, argomento di un video che sto preparando per i prossimi giorni, ispezioni ipotecarie che il notaio farà e effettuerà qualche giorno prima della stipula, ok? Quindi tu non sai se hai sottoscritto una proposta d'acquisto su un immobile gravato da ipoteche. Tu non lo sai, perché non l'hai fatta. Il metodo prevede che per ogni fase importante dove c'è il tuo obbligo, dove c'è il tuo impegno fisico e, come dire, giuridico su quella casa, dove c'è l'impegno economico su quella casa, ecco, in quello è il momento in cui bisogna fare le misure ipotecarie. Quindi io le faccio, noi compro casa, le facciamo 3 volte. Il giorno stesso della proposta d'acquisto. Ciao notaio, sono Luigi, come stai? Tutto bene? Sì, senti, mi fai fare dalla tua ragazza e dalle tue ragazze una ispezione ipotecaria, seppur solo a video, non me la devi stampare, perché sto andando a sottoscrivere una proposta d'acquisto e quindi vorrei verificare oggi stesso com'è la situazione ipotecaria di quella casa, perché devo fare una proposta d'acquisto, ci mettere i soldini. Poi le faccio rifare al mio notaio il giorno stesso in cui vado a sottoscrivere il preliminare di compravendita, trascritto e registrato dal notaio, quindi non lo faccio il preliminare in agenzia, e rifaccio le ispezioni ipotecarie. Ovviamente, come tutti fanno, il notaio riverificherà le ispezioni ipotecarie il giorno stesso della stipula di compravendita definitiva. Perfetto, e sono 3. La planimetria catastale, come mi dici tu, ma io l'ho già controllata, verificata, ho sperato ci siano difficoltà e difformità già da prima della mia proposta d'acquisto. Cioè, non mi faccio dare la proposta d'acquisto per una casa, non mi faccio dare la planimetria catastale di una casa qualche giorno prima dell'atto. Mi sono impegnato irrevocabilmente con i soldi a comprarla. Dai, abbiate metodo. Ok, al telefono, Claudia, giusto. Sentiamoci non oggi, anche domani pomeriggio. Mattina sono impegnato in affiancamento a Roma. Ci dobbiamo incontrare. Vorrei acquistare una bilocale da fare a reddito. Ma l'ho già letta questa, perché me la rifai? Te l'ho risposto. Farò una procura. Mi devi
mi devo preoccupare di qualcosa, grazie mille, il notaio mi ha chiesto 200 euro. Il notaio mi ha chiesto 200 euro, io l'ultima l'ho pagata 80 euro, non ti devi preoccupare. Grazie per le preziose informazioni, bilocale perché domani lo porti sfruttare per me. Sì, ma Chris, tu mi stai parlando che vuoi fare l'investitore immobiliare per case a reddito, probabilmente perché ti sei dedicato a questo... a questa attività perché qualcuno online ti ha convinto che è un'attività redditizia, e lo è, ma non è detto che sia un'attività redditizia da attivare così, ok? Me lo compro e metto a reddito. Prima di mettere un euro su un'attività bisogna studiare quell'attività. Prima di fare l'investitore immobiliare in una determinata zona bisogna studiare il mercato delle case, cosa significa acquistare una casa per metterla a reddito in quella determinata zona, per quella determinata tipologia di case. Quanti soldini mi porta? Ma non io credo che, io penso che. Quando ti risponde qualcuno io penso che, mandalo alle trasmissioni televisive dove ci sono pieni di opinionisti, dove si parla di cosa avrebbero fatto loro a partita finita. Tu devi parlare con operatori del settore che ti mostrano dati, che ti dimostrano numeri, e allora agisci di conseguenza dopo aver analizzato i numeri. Non puoi fare l'imprenditore immobiliare perché con molta probabilità quella casa funzionerà per te. E se poi sputtani i soldi per tutto il tempo in cui che trascorre tra oggi e il momento in cui ci andrai tu, hai buttato soldi. La odierai quella casa, non ci andrai mai. Grazie a chi sta seguendo questa live, a chi sta condividendo questa live, ma che purtroppo non sto ringraziando. Ma non l'ho scritto, è la stessa. Porca, bilocale perché un domani lo porti a sfruttare per me, ma non l'ho scritto, è la stessa. Non l'ho capito. Vabbè, fai tu. Ho una casa di grande con grande giardino di due piani. Una villa anni 70, conviene ristrutturare tutto prima? Conviene prima analizzare il mercato di quella zona, andare dagli operatori del settore, che sono gli agenti immobiliari che hanno il contatto diretto con le persone, capire chi sono i potenziali acquirenti che girano intorno a quella zona, ok? E cosa vogliono e quanti soldi hanno in tasca. L'agente immobiliare con la A e con la I maiuscola, non venditore di case, ti sa dire e dimostrare soprattutto il target di persone che ruota intorno a quella zona, cosa stanno cercando e quanti soldi hanno in tasca. Ora, se tu hai una villa grande, 300 metri quadrati, ti faccio l'esempio di Ombretta, una signora che ho affiancato con la figlia in Veneto, su una casa di 300 metri quadrati. Mettevano in vendita questa casa e non si riusciva a vendere questa casa, 700.000 euro di 300 metri quadrati. Davano la colpa agli agenti immobiliari che erano capaci di vendere quella casa. Cambiavano sempre agenzia, dando la colpa a loro. Che scemo questo, non mi fa neanche una visita, secondo me non l'ha messa in pubblicità, invece quelli l'hanno messa in pubblicità. Il problema qual era? È che il mercato di quella zona, di quel paesino del Veneto, non era un mercato fatto di persone con i soldi in tasca, 200.000 euro, che cercavano un bilocale o un trilocale a 220, ok? Quindi è stato semplice fare un affiancamento con un tecnico e fare un progetto preliminare per il frazionamento delle unità immobiliari da 300 metri quadrati, farne 4 bilocali e trilocali, ok? Su carta un agente immobiliare ha pubblicizzato con i render che stavano per iniziare forse i lavori per il frazionamento di un'opera del genere. Le persone cominciavano ad avvicinarsi a quell'agenzia immobiliare che proponeva in vendita futuri bilocali. È arrivato un imprenditore e ha detto: aspetta un attimo, lo faccio io. Quanto vuoi? 650.000 euro per questo progetto. Ah, ok. Quindi analizza il mercato, cosa vogliono, prima di strutturarla, perché poi magari se il mercato non la vuole la villa, tu ci metti pure i soldi sopra e fa la figa la villa, ma lì non la vogliono la villa. Io sono stato tecnico, Alessandro mi chiede: buongiorno Luigi, ma tu sei un tecnico? Ripeto, rileggo i commenti perché le live vengono scaricate e messe su YouTube, e su YouTube questi commenti non li leggono, li leggete solo voi. Quindi salutando YouTube e ringraziando YouTube che non mette un like neanche a pagarlo,
magari metti like a questo video. Dico che Alessandro mi ha chiesto: buongiorno Luigi, ma tu sei un tecnico? Sono stato tecnico dal 1998 al 2017, 16, poi mi sono cancellato. Prego, The Weeknd, non so cosa ti ho risposto, ma prego. Nathan ha condiviso questa live, incoraggia gli spettatori a fare ciò che ha fatto Nathan, capito? Si tratta di Modena, quartiere molto signorile. Ah, è quello della villa. Nathan, scusami, The Weeknd, io non te lo posso dire in un quartiere signorile cosa stanno cercando a Modena le persone. Probabilmente gli agenti immobiliari ti sanno dire se in quella zona le persone, quartiere signorile, stanno cercando un quadrilocale con terrazzo panoramico o un trilocale, quadrilocale con giardino. Ecco che ti viene l'idea di frazionare su carta quella casa e di un mega villone che nessuno lo vuole, farne due unità immobiliari appetibili dal mercato e che l'agente immobiliare riesce a piazzarti in questo senso. Oggi compreresti casa da mettere a reddito, vuoi aspettare i tassi mutui ragionevoli? Io ho fatto un video al riguardo e se tu vai indietro nei miei video di qualche giorno fa, ho spiegato per quale motivo, se sei un certo determinato tipo di persona e hai determinate caratteristiche, questo è proprio il momento in cui tu devi acquistare una casa. Proprio questo è il momento. A maggior ragione se tu vuoi acquistare una casa per metterla a reddito, perché troverai le motivazioni per le quali i prezzi delle case potrebbero, non dico che stanno scendendo, perché nelle grandi città non stanno scendendo, anzi, ma in alcune zone d'Italia potrebbero, per scarsità di potenziali acquirenti, i prezzi delle case potrebbero scendere. Cos'è che sta aumentando? Tutte quelle persone che hanno ragionato nel senso di aspettiamo un attimo tempi migliori, magari stanno optando per l'affitto e quindi il mercato degli affitti è un mercato in questo momento fiorente, quindi è un mercato in cui i prezzi degli affitti saliranno probabilmente. Ecco perché se ti dico nel video che tu ti appresti ad andare a vedere tra i miei video che ti conviene per ovvi motivi acquistare adesso se sei un determinato tipo di persona per poi a maggior ragione mettere a reddito, ti confermo che ciò che ti dico nel video è con estrema certezza la verità. Non faccio il commercialista, Cenz, quindi questione di tasse puoi chiederla a un commercialista, a un ragioniere, a chi fa questo di mestiere. Potrei darti la mia impressione, la mia opinione e non delle informazioni certe, perché ti sto rispondendo su argomenti che non sono i miei. C'è anche un simpaticissimo commercialista qui su TikTok che è Massimiliano Allievi. Andate a chiedere a lui, lui fa questo di mestiere, lui tratta tasse. Scusami, ti sto conoscendo adesso. Bene, benvenuto Alessandro. Ciao Luigi, a presto, buona live. Ciao Claudia, ci vediamo, no, ci sentiamo. Facciamo che ci sentiamo e poi ci incontriamo e finalmente dopo 2 anni di virtual ci prendiamo un caffè dal vivo. Ciao, cosa mi consiglia? Maria, ci diamo del tuo, eh? Adesso conviene apprendere lo stesso discorso che ho fatto alla persona poco fa. Vatti a guardare un video pubblicato sulla mia bacheca, sia qui che su Instagram che su YouTube, dove ti spiego per quale motivo, se tu rientri in una certa determinata categoria di persone, per quale motivo devi assolutamente non aspettare ma acquistare adesso. Allora, se compro una casa, la venditrice... Ma quali sono? Ce la facciamo. Se compro una casa, la venditrice non rispetta quello che c'è scritto nell'atto per quanto riguarda un passaggio di un fotovoltaico, cosa succede? Succede le stesse identiche cose che tu hai previsto sullo stesso atto. E mi spiego. Quando firmate gli atti, ok, e mettete delle condizioni, chiamatele clausole, chiamatele come volete, da far accettare alla parte, alla controparte, sia se siate compratori che se siate del acquirenti, che se siate della parte venditrice, vi consiglio, per praticità di cose e per a scanso di equivoci e di litigate, di prevedere anche che cosa succederà nel momento in cui qualcuno non rispetta i patti, ok? Se tu hai previsto che la parte venditrice deve lasciare la casa dopo 6 mesi o 4 mesi,
a fronte di un contratto d'affitto temporaneo, a fronte di un uso gratuito della casa. Ecco, che cosa succederà nello stesso atto, visto che vi siete accordati che la parte venditrice rimane in casa per quel periodo di tempo? Che cosa succederà nel momento in cui questo non avviene? Ogni cosa, ogni clausola, ogni condizione che vi accettate tra le parti dovete prevedere con il vostro notaio, con il vostro avvocato, con chi volete voi, cosa succederà nel momento in cui quella condizione non viene rispettata come da scrittura. Quindi, hai fatto accettare una questione che riguarda il fotovoltaico? Ok, dovevi prevedere anche che cosa succede adesso che nel momento in cui questa condizione non viene accettata? Non viene rispettata, scusami. Ora devi andare dall'avvocato, spendere dei soldi, chiamare l'avvocato, l'altra parte, che si parlano, si mettono d'accordo, lettera 300, risposta alla lettera al T300 euro, uno scambio epistolare che non finisce mai, che ti entra nel portafogli come se fosse un tarlo. E gli avvocati godono. Con i comprocasa gli avvocati non godono, però. Un passaggio di voltaico, con i tassi che ci sono, come si fa a comprare? Lo so. Ok, grazie, ma a Roma è facile di... Cazzo. Ok, grazie, ma a Roma è facile di regolare una porta finestra che non è a norma. Non è facile a Roma regolarizzare una porta finestra che non è a norma. Uno, perché a Roma, come anche in altre città, c'è un vincolo paesaggistico. Due, perché non è solo una questione di casa tua, ma è una questione che riguarda probabilmente l'intero condominio. Vai a guardare le non puoi, però probabilmente andando a guardare tutte le planimetrie urbanistiche di tutti gli appartamenti di quel palazzo e i prospetti, cioè il disegnino della facciata che è sul progetto urbanistico di quella palazzina, c'è difformità magari su tutti i piani. E quindi la questione non è solo tua, non puoi mettere mano tu solo a una finestra lasciando difformi le altre finestre del palazzo. È una questione che devi risolvere con il condominio. Non è facile ora, se non lo sai fare e non sai gestire la situazione, andare a dire a tutto il palazzo: signori miei, adesso siccome devo comprare casa qui, la devo comprare conforme, tutti quanti ci mettiamo insieme, uniti, mano nella mano e mano al portafogli tutti quanti, andiamo a sistemare le questioni che riguardano il palazzo dove siete voi. Me ne sono accorta io, ringraziatemi, che adesso spendiamo tutti i soldi. E non è detto che questo progetto venga approvato, perché andare a modificare l'aspetto esteriore delle facciate in alcune zone Roma e altre città non è permesso. È un caspita di casino. Stavo parlando in francese, ogni tanto mi verto al francese. Quindi attenzione, ti dico solo attenzione. Cosa ne pensi delle nuove regole europee per la classe energetica? Paranza 7, sto studiando. Ti dico che ne farò un video su YouTube, perché non è possibile fare un video su Instagram da un minuto e mezzo o su TikTok da 2-3 minuti. Merita un'argomentazione un po' più lunga. Ti dico che questa storia dell'agevolazione, ti dico che questa storia del passaporto, si parla di passaporto, poi lo spiegherò meglio nel video, ma vi avvertirò qui quando l'avrò postato, lo devo, diciamo, organizzare bene. Mi puzza e mi sa di strano, questo ti posso dire. Questa storia del passaporto, che le case dovranno avere, dove all'interno del passaporto dell'immobile ci deve essere tutta la storia dell'intervento fatto su quello stabile per raggiungere la classe energetica desiderata. Dividono in due categorie gli interventi, quelli più importanti e quelli meno importanti. Ok? Ma il fatto che su questo passaporto ci deve essere cosa ancora deve essere fatto per raggiungere la classe energetica di emissioni zero, perché il primo obiettivo è raggiungere le emissioni quasi zero, 2035. Secondo obiettivo, 2050, le case devono essere emissioni zero. Quindi su questo passaporto ci deve essere scritto l'intervento effettuato e cosa ancora c'è da fare per raggiungere l'emissione zero. Ora, collegato al passaporto, ci sono le possibilità di accedere a dei finanziamenti. Non mi dilungo troppo, ma questa storia di ottenere la possibilità dei finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, dei comuni, dell'Europa e quant'altro
mi puzza, e questo lo spiegherò nel video che metterò, un po' più lungo, un po' più specifico, sul canale YouTube, perché è un argomento un po' più lungo. Allora, vediamo ragazzi, 10 minuti e ce ne andiamo. Grazie a Tina Donzelli che ha iniziato a seguire il Creator Live. Grazie Tina. Come faccio a vedere se il mio mutuo ha la polizza assicurativa? Ma cioè, tu hai stipulato un mutuo? O stai per stipulare un mutuo? Io spero che tu non l'abbia sottoscritta, il mutuo, e non sai se hai sottoscritto la polizza. Ma sicuramente c'è, perché le banche la impongono. Poi di che polizza parli? Quanto ti sta costando? Come ti copre questa polizza? Perché firmate? Infatti palazzina per 10 cm di differenza delle finestre. Diciamo che non abbiamo l'agibilità. No, no, non è che non avete l'agibilità. Voi avete una difformità del palazzo rispetto all'urbanistica, cosa ben più grave e ben più complicata. Non è questione di agibilità. Non c'entra niente l'agibilità. E come si fa a vendere se non è regolare quella porta finestra? Maria, secondo te o si sistema quella porta finestra o non si vende. E poi l'agente immobiliare che ti dirà: ma dai Maria, ma vedi, tutti stanno messi così, tutti hanno comprato, nessuno ha avuto dei problemi, che cosa te ne frega a te, compra lo stesso, e poi semmai quando dovrai rivendere non venderai. Grazie mille, magari, perché imparerebbe parecchio sul patrimonio immobiliare italiano. Impatterebbe moltissimo, scusami, imparerebbe, ho letto, impatterebbe tantissimo sul patrimonio in una fase di minaccia come siamo adesso, impatta moltissimo sul valore del patrimonio del nostro paese, che non è il patrimonio inteso come caratteristiche di Bruxelles, di Copenaghen, di Parigi, non è quello, è un altro patrimonio storico, artistico, culturale, ha mille caratteristiche il nostro patrimonio. Noi adesso siamo sotto minaccia, sotto attacco, quindi qualcuno ci sta dicendo che probabilmente fra 10 anni o meno le nostre case saranno invendibili, a meno che tu non vada fra qualche anno ad investirci tanti soldi sopra. Quindi questo fa sì che alcuni potrebbero pensare di mettere sul mercato il proprio patrimonio per evitare che scenda ancora di più il valore e che evitare di metterci dei soldi. E questo scaturirà un qualcuno, guardatevi il video che ha fatto Tommaso Cerno, si chiama il giornalista, dove ha spiegato che ci sono degli enti già pronti, delle figure istituzionali già pronte con N miliardi di dollari, pronti ad andare a comprare pacchetti di immobili di persone che hanno deciso di mettere in vendita immobili per paura che questi deprezzino o si svalutino, pronti a comprare. E questo shopping non deve accadere, secondo me. Maria, ti ho detto già di no, non puoi regolarizzare una finestra lasciando abusiva, difforme, la finestra degli altri. Non puoi portare il progetto al comune che riguarda una finestra, devi fare l'intera facciata. E non lo puoi fare tu, lo deve fare tutto il condominio. Mi dispiace deluderti e che tu adesso la stai prendendo con me, ma io non lavoro al comune. Prova a parlare con un tecnico di tua fiducia, persona da investire di fiducia, se non vuoi dare retta a me, perché ti dirà le stesse cose che tipo: basta uscire dall'euro. Non mi voglio addentrare in discorsi del genere, ma siamo sotto attacco, secondo me. Io adesso la sto ristudiando, l'ho letta ieri e l'altro ieri in maniera così, sottolineando le cose che mi che distoglievano la mia attenzione e la mia curiosità di approfondire. Adesso la sto rileggendo con calma e mi sto accorgendo che tra le righe c'è scritto che siamo sotto attacco. Ma questa è una mia impressione, io non voglio assolutamente indurre le persone sia a pensarla come me che ad organizzare una rivolta. Questa è l'impressione che sto avendo io leggendo le direttive. È una direttiva, quindi l'impressione che sto avendo io, e questo dirò nel video sul canale YouTube in merito a quello che io ho letto. Poi non è detto che quello che dico io sia legge. Conviene comprare casa oggi? Luca, l'ho fatto un video qualche giorno fa su Instagram e anche qui su TikTok c'è un video, e dove ti spiego se sei un determinato tipo di persone, sì.
Ciao Luigi, buongiorno, sei sempre il numero uno. Grazie Andrea, buongiorno. Abbiamo parlato con un architetto e lui dice che ce lo posso fare. Vai tranquillo, fallo. Buon lavoro, saluti da Budapest. Ciao Marco, investor, quindi sei un investitore, grande Marco, da Budapest. Ma sì che ti ho visto, aspetta, ma sì che ho visto i tuoi video, ogni tanto mi capiti da investitore a Budapest. Sì, ciao Marco, piacere di conoscerti. Come va il mercato lì? Se usciamo dall'euro moriamo in 2 settimane, estrema riluttanza. Cosa succederà all'Europa con il patto di stabilità? Cioè, qui stiamo uscendo fuori dal seminato e siamo completamente off topic sulle domande, con le domande, perché l'argomento è sempre comprare casa, risparmiare qualche euro per comprare casa, evitare di commettere errori per comprare una casa, per fare investimenti immobiliari, non parlare di politica o di economia politica. Ari, ecco questo che mi chiede chi è il tuo... Ma come ti chiami? Alessandro, chi è il tuo cliente medio? Alessandro, ti ho risposto nella live precedente, mi sembra, non mi ricordo, però me la ricordo la tua domanda, o sei uno che fa la stessa domanda magari, e di averti risposto come hai identificato il mio cliente medio, il compro casa che si avvale delle mie consulenze private. Ma se, ti ho già risposto. Poi sei un'altra persona che ha curiosità di sapere come si identifica il mio cliente medio, adesso ti rispondo. Intanto guardiamo. No, non passa la perizia per la casa, è normale che non passa. Maria, tu cerchi di dirmi che hai delle certezze in merito e invece sono solo delle tue convinzioni di speranza per acquistare quella casa e non perderla, e poi mi stai dando dimostrazione delle tue perplessità, che sono delle vere perplessità. Ma posso, mi dicono che posso regolarizzare solo io fottendomene degli altri piani? No, quindi è una speranza che hai con una regolarità del genere. Ma la perizia passa? No, non passa la perizia. Un'attenta perizia non fa passare la pelle mutua. Quindi mi stai dando conferma che tu quella casa non la devi comprare, tu la desideri acquistare, ma non puoi acquistarla. Solo l'Inghilterra con il... No, vabbè, parliamo di geopolitica, non mi va. Siamo colleghi, dai, sei top, ti stimo sempre, contenuti interessanti. Grazie Marco, grazie mille. Grazie mille Marco. Affidati a un buon geometra, ti ho comprato con... Allora, affidati a un buon geometra. Io ho comprato con delle difformità. Ecco, Paranza è riuscito. Non grazie a lui, ma... purtroppo si è affidato a un qualcuno che non gli ha paventato la presenza di difformità e lui ha comprato con delle difformità. Ha fatto un buon acquisto? Assolutamente no. In questo lavoro c'è possibilità di scalata. Di quale lavoro parli? Il mio lavoro? Allora, parliamo di... rispondiamo ad Alessandro. È stressante il tuo lavoro? In alcuni casi lo è, sì, però sono talmente tanti i casi di soddisfazione personale, come raccontavo, mi confrontavo ieri con Alessio, mi sembra si chiami, una persona con la quale sto organizzando delle sessioni di affiancamento personale, e raccontavo a lui che la cosa che più mi fa bene, diciamo umore e motivazione personale, è vedere la gioia negli occhi delle persone, non le persone che ti dicono grazie mille, ci hai aiutato, grazie mille, hai consentito di realizzare un sogno. Ok, io guardo in faccia le persone dopo che la casa magari è stata acquistata, dopo che magari si sono dati la stretta di mano con la parte venditrice, si sono sanciti con il sangue l'accordo. Ecco, io guardo e riesco a percepire la gratitudine negli occhi delle persone, seppur stanno zitte, non dicono niente, ma lo percepisco. Ecco, questa è una soddisfazione personale che avverto e che mi dà tanta carica. Poi ci sono altri momenti in cui le persone mi fanno dannare. Ci sono per esempio delle persone che si avvale di consulenza privata con me personale e che mi sono accorto che sono delle persone sgradevoli, sono delle persone che mi danno ansia. Sono persone che non riesco con loro ad entrare in empatia.
Sono persone che pensano che siccome ti danno dei soldi per una quota giornaliera, per averti tutto il giorno con loro, allora penso di aver acquistato la tua vita. Quindi sono persone con le quali magari rinuncio ad incassare, a fatturare dei soldi, ma mi danno stress, perché non sanno neanche cosa dicono. Tu dici una parola, loro dicono ma io la penso diversamente da te, adesso siccome ti ho pagato tu devi pensarla come me. Questo è il concetto. E allora no, tu mi paghi, sì, grazie, te ne sono grato, ma mi paghi perché mi hai investito di tua fiducia, non perché paghi il fatto che vuoi convincerti della tua, del tuo modo di vedere le cose grazie al mio consenso acquistato. Non so se hai capito. Questo non lo faccio. Per rispondere ad Alessandra, dove proviene il mio cliente medio? Proviene dal web, proviene dai lettori del libro, proviene dagli utilizzatori dell'applicazione Report, quindi mi contattano. Tra tutti quelli che mi contattano, scremiamo quelli che sono alla caccia di consigli gratuiti, quelli che dicono ti rubo soltanto un minuto, no, non ho bisogno di te, non ti preoccupare, io non ti devo pagare, ma ti rubo un minuto, mi dai il tuo numero di telefono, io non glielo do, perché non è un minuto, non si può parlare di una casa per un minuto, si parla almeno di mezz'ora, minimo mezz'ora. No, ma io non vedo la necessità di investire soldi su una consulenza da parte tua, perché io lo so fare, non reputo che il tuo affiancamento sia puntuale e necessario in questo momento, quindi faccio da solo. Sono quelli che si ripresentano poi: ciao Luigi, ti ricordi di me? Io non cancello mai i messaggi vecchi, le chat vecchie, quindi vado a rileggere quello che era accaduto fino a quando mi aveva detto che non ritenevano opportuno investire sulla loro sicurezza e certezza in quel momento. Poi mi scrivono: ciao, ho fatto un casino, mi puoi aiutare? E io rispondo sempre: il mio mestiere, come ti dicevo in data, è prevenire e non curare. Quindi quelli non sono miei clienti, perché non li posso aiutare. A loro serve un buon tecnico e un buon avvocato per spendere altri soldi e poi sperare che da lì a qualche anno possano recuperare qualche soldino. Scremato ancora, quello che pensa di non aver bisogno di me, quindi che cerca questioni gratuite, ci sono le persone che hanno la consapevolezza di mettere al sicuro i propri soldi, hanno la consapevolezza che spendere, comprare una casa e commettere un errore significa spendere ulteriori migliaia di euro. Quindi dicono: tanto vale che mi faccio affiancare, guardiamo bene le cose, evitiamo di buttare via qualche migliaio di euro e al contempo cerchiamo di fare un buon affare con un metodo da seguire. Cerchiamo di capire cos'è questo metodo. Con Alessio, appunto, ieri stavamo facendo questo. Ora chiamo il genio civile della tua città, Maria. E che te ne fai del genio civile? Non c'entra niente la struttura. Perché dite cose così? Tu, non lo so, estrema riduttanza. Tu hai estrema riduttanza per le regole. Cioè, perché ti metti in bocca genio civile che da nulla osta verifica e controlla la staticità e le strutture quando stiamo parlando di finestre inserite in delle tamponature? Chiama il genio civile e ti prenderanno per il culo. Si sente passione che hai nel tuo lavoro. Grazie. E ne ho tanta. Allora, qua ve la state guardando con la signora Maria. Luigi, sei l'unico con bel concepito hai fatto. Che bel concepito hai fatto. Grazie Mag, ma non ho capito cosa ho fatto. Un bel concepito. Però sono l'unico, io ti ringrazio perché mi hai detto che sono l'unico. Ragazzi, che ore sono? Fa 10 minuti, ce ne andiamo, perché altrimenti non riesco a rilassarmi, fumarmene una. Intanto voi ve le state scambiando l'un l'altro. E mi piace sta cosa, che vi confrontate. Mi piace. Sì, confrontatevi. Grazie Mag. E quindi dicevo, il mio cliente medio esce fuori da lì, dal lettore del libro e dall'applicazione. Ci si sente al telefono, vi spiego le caratteristiche principali delle tre tipologie di affiancamento a disposizione, vi spiego naturalmente i costi che vanno a selezionare sicuramente le persone. Sono costi che ne identificano sia il valore, perché non è che puoi stabilire un costo di una prestazione professionale
in funzione della necessità di quanti soldi hai bisogno per vivere. No, il costo di un'operazione, di un prodotto, di servizio è dato anche e soprattutto dal valore del servizio che riesci a dare. E poi, naturalmente, per dare selezione, io non voglio che i miei servizi siano per tutti, per tutte le tipologie di persone. Voglio che anche l'accesso sia sbarrato per accedere alle mie prestazioni professionali, personali, private, visto che vendo tempo, quindi la cosa più sbagliata che possa fare un imprenditore è vendere il proprio tempo. Mia moglie dice che sono come le mignotte, vado a giornate, a mezze giornate, a ore, e quindi i miei costi vanno anche a selezionare le persone, quindi sono consapevole che quando, per esempio, c'era una signora che commentava mi piacerebbe farmi affiancare da Luigi, ma mi costerebbe un botto. Definiamo botto perché poi se non capisci qual è il valore, o meglio, se non sono stato capace io di spiegarti qual è il valore delle mie consulenze, vuol dire che tu hai percepito che costano un botto, ma forse non sei la persona giusta a potersi avvalere delle mie consulenze. Ci sta anche questo, e non mi dispiace. T'avrei detto mi dispiace? No, non mi dispiace proprio. Allora, Paranza ride. Luigi, per favore, posso fare una compra di casa senza il permesso di soggiorno in fisico? Non lo so, Mac, non lo so. Non ti so dire, non ho mai acquistato con qualcuno, mai affiancato nessuno che abbia acquistato una casa senza il permesso di soggiorno. Chiedi a un notaio, chiedi a un avvocato. Allora, signori, io direi che a questo punto ci possiamo lasciare, visto che devo rientrare, fumarmene una. Voi continuate a scambiarvi le impressioni sulle irregolarità rilevate dalla signora che sta acquistando una casa con la facciata difforme. Scambiate quindi il segui, quindi commentatevi l'un l'altra sui vostri messaggi, perché mi piace questa cosa. Io devo rientrare, rilassarmi, fumarmene un paio e poi mettermi a studiare le cartacce che mi sono arrivate per poi fare queste due orette di affiancamento. Io vorrei comprare casa, secondo te qual è la cifra minima per un acconto? Riccardo, la cifra minima per un acconto è quella cifra che denota differenza, che riesce a denotare, dimostrare e far percepire con estrema certezza la differenza che c'è tra te e qualcun altro che potrebbe essere interessato e disposto a scrivere una proposta d'acquisto su quella casa. Ti faccio un esempio. Tu non sai, ma sicuramente è così, che quando si fa strategia di acquisto, e noi in affiancamento facciamo molta strategia d'acquisto, dall'altra parte c'è una parte venditrice con degli obiettivi ben definiti. Perché stanno vendendo casa? Cazzi loro, ma sicuramente c'è un motivo. Ci sono dei motivi per i quali hanno deciso di vendere casa. Se tu riesci a entrare nell'ottica, e questo lo si fa parlando con le persone, e soprattutto, se ti posso dare un consiglio, lo si fa ascoltando le persone, riesci a capire quali sono i loro obiettivi. Ok? Se tu riesci con il tuo acconto a fare, da una parte, differenziarsi dagli altri, quelli che si sono affacciati con 1000 euro, i ragazzetti under 36 che si fanno finanziare il 300% dando 500 euro, quello che non sa se quella casa la può acquistare perché deve ancora capire se la banca gliela finanzia, o meglio se se la può permettere, mette 3000 euro, quelli che vengono incentivati dagli agenti immobiliari a metterne 5000 euro, quindi questa è la massa. La massa che agisce tutto nella stessa maniera. Poi arrivi tu, che se hai determinate caratteristiche e riesci a differenziarti da quella massa, allora tu metti un assegno da 15.000 euro, 20.000 euro, ma non perché sei scemo. Tu riesci a mettere tante somme, una somma di denaro talmente alta che è direttamente proporzionale alla certezza che hai delle informazioni che hai raccolto su quella casa. Cioè, non si mettono 30.000 euro sul piatto quando ancora non sai di che cosa stai parlando su quella casa, perché ti è stato detto che tu fai la proposta e poi ti do le informazioni. Lì non ci devi mettere nulla. Ma se ti permetti di mettere 30.000 euro, 15.000 euro sul piatto, vuol dire che tu le informazioni su quella casa le sai tutte e non avrai sorprese. E questo fa sì che ti vai a differenziare dagli altri, e magari hai sposato quelle che sono le ambizioni, i desideri, gli scopi, gli obiettivi della parte venditrice. E difficilmente ti si dice no. Facciamo molta strategia in tal senso in affiancamento,
anzi, quando è in affiancamento e magari parlo io in fase di negoziazione, soprattutto in quelle personali, quando mi reco in agenzia con le persone che affianco, io devo sapere con estrema certezza di quanti soldi dispongo, perché se sono io idealmente a staccare un assegno da 30.000, devo sapere di quanti soldi dispongo di cassa, quindi me lo devono dire. Non è che io stacco un assegno da 30.000 e poi quello mi dice no, io ne ho 5. È tutta strategia. Io vorrei comprare casa, e quindi te l'ho detto. Quindi ragazzi, lasciamoci qui e direi che vi auguro una buona giornata. I link sono sopra, se sei su YouTube i link sono sotto in descrizione. Bellissima comunque la strategia dell'assegno all'agente immobiliare. Paolo, provala, fidati, provala. L'assegno all'agente immobiliare fa sì che l'agente immobiliare si batta davanti al cospetto della parte venditrice con la tua proposta, seppur più bassa rispetto alle aspettative, perché in tasca ha un tuo assegno, l'hai già pagato. Farà del tutto per non restituire quell'assegno a te e quindi a far porre una firma per accettazione. Provala Paolo, l'abbiamo provata ormai troppe volte, quindi riesco anche a dirti che, riesco a dimostrarti che quella strategia del pagamento dell'agente immobiliare immediato funziona. Ovvio che però ho il dovere di dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando che non si paga un agente immobiliare senza aver acquisito le certezze su quella casa. È impossibile pensare ciò. Non è che tu puoi andare a vedere una casa, richiedere informazioni, ti viene detto no, guarda, le informazioni su questa casa per privacy te le diamo dopo la proposta d'acquisto, e tu che cazzo fai? Metti 30.000 euro d'assegno per sbalordire e differenziarti al cospetto della parte venditrice rispetto a tutti gli altri, e paghi anche l'agente immobiliare interamente per le provvigioni. Ti dico di più, questa è cosa da pazzi, no? Se non hai le informazioni, fermati, non metti un euro né per l'uno né per l'altro. E ti dico di più, è capitato, capita sempre più spesso, ad ulteriore strategia di negoziazione, che abbiamo, io lo faccio quasi sempre, e se c'è un agente immobiliare che ha avuto a che fare con me lo può anche testimoniare commentando qui sotto, ma spessissimo dico all'agente immobiliare: tu mi stai proponendo la casa a 200.000, ora io ti sto facendo una proposta a 160.000 euro, 40.000 euro in meno, sappi che l'assegno che ti porto io di provvigione è il 4% di 200.000, a prescindere di quanto io la vada a prendere quella casa, se a 160, 150 o ancora meno. L'assegno di provvigioni che tu percepirai è l'assegno di provvigioni calcolato in funzione dell'annuncio di quando l'ho vista io la prima volta, ovvero 200.000. Ho perso una causa contro agenzia immobiliare, non mi hanno informato, immobile era in convenzione. Elifanti, Alessandro, non mi hanno informato, ok, ci sta, non ti hanno informato, dovevano dirtelo e quant'altro. La domanda che ti pongo io, e poi chiudiamo ragazzi, ma perché non l'hai chiesto tu? Perché non sei stato in grado di leggere le cartucelle e capire che quella casa era una cooperativa in convenzione con il comune? Sicuramente sull'atto di acquisto di casa tua c'è scritto che la parte acquirente dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza, che tu non hai letto neanche l'atto prima di sottoscriverlo. Quindi tu non hai chiesto al tuo notaio, ripeto, tuo notaio, di avere bozza dell'atto per leggerla qualche giorno prima. Tu non hai ascoltato il notaio che leggeva il tuo atto, eri troppo emozionato e quindi ti sei beccata una dichiarazione delle parti sull'atto, e l'agente immobiliare dice: cazzo, c'è scritto sul tuo atto, l'hai dichiarato tu. Ma il valore reale dell'immobile della zona si prende andando a chiedere ad ogni agente e a prendere più pareri? No, non sono pareri. Magari facciamo un altro discorso, lo facciamo più approfonditamente nella prossima live se riusciamo domani, perché veramente si sta facendo tardi. Però andando a cercare il valore, quello si chiama PMV sull'applicazione, o che si chiamerà VMV, valore medio di vendita sull'applicazione, è andando a chiedere agli agenti immobiliari, dopo opportune presentazioni, dopo aver instaurato un rapporto di stima, fiducia reciproca con loro. Non si entra in agenzia da perfetti sconosciuti a chiedere: mi dai i tuoi dati di vendita degli ultimi 3 mesi in questa zona. Ti dicono: chi cazzo sei tu per chiedermi queste cose? E dopo 2 minuti ti ritrovi col culo sul marciapiede, ok? Dopo aver instaurato un rapporto, spiegato chi sei, quali sono le tue finalità, qualche bugia bianca, non mi sta a far dire qui cose che si fanno solo in affiancamento, ok?
si cerca di capire da questi agenti immobiliari con dimostrazione pratica, vedi Luigi, questa è stata una proposta d'acquisto accettata in data tal dettagli per questa via, per questo immobile, lo vedi, ok? Quelle che tu vedi che si chiamano tendenze di mercato sull'applicazione, le tendenze di mercato non sono altro che le proposte d'acquisto rifiutate, ok? Ma sono la disponibilità economica che le persone metterebbero sul piatto per avere una casa del genere, in quella tipologia, in quella zona, in quello stato di manutenzione, in questo momento. Quindi questo ti aiuta a calcolare il valore delle case. Allora a cosa serve l'agenzia? A tanto altro, fidati, a tanto altro, ma non è questo il momento con cui ne parliamo perché è mezzogiorno, ragazzi. E quindi vi lascio, vi ringrazio, vi saluto e cos'è? Ci vediamo dall'altra parte.